Il gol al 95esimo, praticamente a tempo scaduto, di Politano salva il Napoli da un pareggio contro l'Udinese. Una vittoria strameritata da parte degli uomini di Gattuso, che hanno giocato veramente molto molto meglio dell'Udinese. Poi ovviamente onore all'Udinese, che ha fatto una buona partita, ma la disparità di gioco creato, di occasioni avute, era talmente abissale da non poter far terminare una gara del genere in pareggio, perché il Napoli ha giocato veramente molto molto meglio. Il Napoli di un'altra categoria, un Napoli che adesso si rilancia e comunque rilancia la propria squadra in classifica, perché adesso con la pressione del Milan ovviamente qualcosa poteva cambiare, anche se il Napoli ovviamente non ha più obiettivi, in quanto in Europa League ci andrà con la Coppa Italia. Però ovviamente ci tiene a concludere la stagione in modo dignitoso, in modo buono, perché è una stagione che può ancora essere salvata. Comunque Gattuso è arrivato a metà stagione, è arrivato a dicembre dopo l'esonero di Ancelotti, e ci teneva a concludere nel migliore dei modi una stagione che sicuramente è stata positiva, una seconda parte di stagione che sicuramente è stata positiva per il Napoli, considerando anche la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. Comunque l'Udinese è passato in vantaggio con la rete di De Paul, cross dalla sinistra di Zegeler, la mette in mezzo per De Paul che se la giusta e calcia incrociando, e Ospina veramente non può farci niente, ragazzi. Un bel gol. Mario Rui comunque è in ritardo, però ovviamente è andato quasi a fare la diagonale, quindi non era proprio facilissimo per il portoghese intervenire in modo puntuale. Sicuramente il Napoli un po' in contropiede si è lasciato sfuggire, e l'Udinese comunque si è lasciato sfuggire gli attaccanti dell'Udinese, però il Napoli alla fine riesce a recuperare, recupera con la rete di Milik, un bellissimo gol perché lo fa in spaccata, si allunga e con il suo mancino riesce a metterla angolata sul secondo palo, non lasciando scampo a Musso. 1-1, partita veramente lontana dall'essere chiusa, dall'essere una partita morta, già decisa, perché anche nel secondo tempo ci sono occasioni da una parte e dall'altra. Il Napoli va molto 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 vicino al gol con Zielinski, che prende la traversa, prende l'incrocio, ma c'è anche una piccola e sottile deviazione di Musso, che però la tocca di quel tanto che basta per mandarla sulla traversa, ragazzi. Poi pallone che sbatte sulla linea di porta, è intervenuta ovviamente in modo virtuale la goal line technology, l'orologio dell'arbitro non è squillato, quindi ovviamente non è entrato il pallone, però dalle immagini che poi ci hanno fornito è vero, non è entrato, perché non è entrato tutto, però era veramente una piccolissima parte ancora sulla linea di porta, quindi per un niente il Napoli non segna e passa in vantaggio. Però poi, ironia della sorte, capovolgimento di fronte, l'Udinese all'occasione per andare avanti, per portarsi in vantaggio, e ce l'ha sui piedi di Lasagna, un mancino raso terra, una rasoiata che Ospina neutralizza nel migliore dei modi, si distende molto bene e la manda in calcio d'angolo, ma era veramente un tiro molto insidioso. E poi sull'1-1, a qualche minuto dalla fine, più o meno all'85esimo, forse qualcosa di meno, comunque tra l'80esimo e l'85esimo, all'occasione De Paul che scavalca con un pallonetto, Ospina interviene quasi sulla linea di porta, Koulibaly che riesce a neutralizzare e l'occasione, perché la manda sulla traversa, col pallone rimpalla e viene bloccato da Ospina. Ma veramente l'Udinese è vicinissimo al gol, sembrava una partita che il Napoli era destinato a perdere proprio per questa occasione, e invece il Napoli si salva con la rete di Politano, ottimo il gol dell'ex e Inter, si accentra e poi calcia col mancino sul primo palo, Musso non può farci niente, il pallone bacia anche la parte interna del palo e poi entra in porta, il primo gol al Napoli, con il Napoli, anzi, mi correggo, Di Politano, è un capolavoro e regala 3 punti alla squadra di Gattuso, 3 punti importantissimi che, come detto, rilanciano i partenopei in classifica. Il video finisce qui, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!